Siamo al termine dell'assemblea SIAF con il professor Antonio Piroda di Bologna, che è il presidente uscente della Società Italiana di Audiologia e Foniatria. Presidente, come sono stati questi ultimi 2 anni in carica? Questi 2 anni hanno caratterizzato, secondo me, la società con la solita vivacità culturale, che è stata testimoniata anche dalle tante richieste di patrocinio da parte di eventi scientifici di audio, vestibologia e foniatria. Ci sono anche importanti possibilità legate all'adesione della società alla Federazione Italiana Società Mediche, che il professor Barillari, mio successore, ormai si può dire ufficialmente, continuerà a curare nella speranza e con l'obiettivo di potenziare sempre di più la nostra società. In questo passaggio di testimone, qual è, insomma, sicuramente l'augurio, ma qual è il consiglio, se ne ha uno, per il suo successore? Non ha bisogno di consigli. Il professor Umberto Barillari di Napoli, quindi appunto neoeletto presidente della SIAF, quali sono i suoi propositi per questo nuovo incarico? Il mio proposito è continuare sulla scia, come diceva l'amico Antonio, di migliorare sempre più da un punto di vista culturale, da un punto di vista assistenziale, perché l'audiofoniatria in questi ultimi tempi è cresciuta moltissimo. Non ci troviamo più come tanti e tanti anni fa, che era una semplice costola dell'otorinolaringoiatria. Abbiamo una forte ormai diversificazione per quanto riguarda gli impegni, in particolar modo tutti quelli che sono gli screening infantili, per quanto riguarda tutti i problemi del linguaggio, i problemi dell'anziano, dell'equilibrio dell'anziano. Quindi è una società che mi auguro, con l'aiuto sempre delle esperienze passate, possa crescere sempre e ancora di più. Questo sarà il mio impegno, perché in questa società io ci ho sempre creduto, ci credo, anche perché sono 37 anni che mi occupo di audiofoniatria, quindi spero solo di farlo nel migliore dei modi e di essere all'altezza della situazione. Grazie. In questi giorni di questo congresso abbiamo visto anche moltissimi giovani, forse favoriti anche dalla sede. Com'è, insomma, l'avvicendamento? Ci sono anche molti giovani iscritti? Contate di rivolgervi in particolare? Ho sentito che avete parlato di corsi di formazione da riorganizzare, insomma, quali sono i prossimi obiettivi in questo senso? Sono corsi di aggiornamento che la SIAF ha sempre fatto, che ultimamente appunto hanno risentito così di alcune condizioni che andavano effettivamente cambiate. Noi contiamo di, appunto, credo di poter parlare certo anche a nome di Umberto, contiamo di accentuare sempre di più questo carattere di società all'avanguardia in senso scientifico. Grazie, buon lavoro a entrambi. Grazie.